c'è più, per avermi invitato nella città di Don Andrea Gallo. Anche per questo sono grato. Io sono venuto a Genova come il più fedele e il più incazzato degli alleati del Partito Democratico. No? Fedele, fedele perché credo che la battaglia per le primarie e gli alleati fedeli hanno un diritto supplementare a essere incazzati. Fedele perché ci siamo battuti per l'Italia bene comune. Fedele perché io ho sempre considerato il popolo democratico la risorsa fondamentale per cambiare l'Italia. Incazzato perché considero le larghe intese un incubo e una palude e penso che quanto prima finisce, tanto meglio è. Lo dico con sincerità. Ma dopo parleremo di questo. Sul tema che tu hai proposto, quello di Berlusconi di fronte ai propri reati per come essi sono stati sanzionati dall'autorità giudiziaria. È un punto cruciale questo, perché come voi sapete sono 20 anni che il blocco berlusconiano prova a trasformare il nostro da Stato di diritto in diritto di Stato a privilegio e copertura dei ceti possidenti. L'idea che la legge non è uguale per tutti, ma che c'è qualcuno che è dotato del consenso popolare, può essere, come dicevano i latini, legibus solutus, è un'idea premoderna e arcaica, un'idea da sultanato e non da democrazia. E sono 3 anni che è vietato discutere di quello che c'è. La discussione è, se non ci fosse Monti prima, staremmo peggio. Oggi, se non ci fosse il governo Letta, staremmo peggio. Cioè, la discussione è la rimozione della condizione attuale del Paese con l'indicazione che ci saremmo trovati in un quadro sicuramente peggiore. Poi c'è invece la proiezione verso il futuro. Staremo meglio. Saremmo stati peggio e staremo meglio. Per cui il dibattito è tutto sulla rimozione del presente. Il presente dice che dopo 3 anni di governo Monti e ora di governo Letta, il Paese ha perso il 25% di produzione industriale. Raggiunge il punto più alto della storia della disoccupazione giovanile. Io vorrei non essere equivocato, metto per un attimo da parte la polemica, poi vorrei che ragionassimo su un punto. Il Parlamento ha, sta per convertire il decreto sull'IMU. Il sindaco di Genova si troverà nei guai, il sindaco di Milano lo ha già detto, tutti i sindaci d'Italia dovranno capire cosa tagliare nei servizi sociali ai cittadini per consentire a me e a lui di non pagare l'IMU sulla prima casa. Io questo lo considero un punto perché il centro-sinistra potesse guardare al di là dei propri piccoli recinti, perché potesse capire che Marco Doria, come Giuliano Di Sapia, come Zenta, come Ignazio Marino sono una grande risorsa perché sono una nuova classe dirigente più credibile. E quello ci sono battuti. E il giorno in cui abbiamo eletto, per me è stata una dura lotta politica, Luigi lo sa, abbiamo eletto Piero Grasso e Laura Boldrini ai vertici delle Camere, abbiamo dato una buona notizia all'Italia, abbiamo dato speranza all'Italia. C'era Schifani e c'era Fini, non fai nulla. Non chiedo niente di meglio. Io non lotto per ricostruire la sinistra arcobaleno. Vedo da un lato l'impotenza di un certo radicalismo, ma anche il carattere illanguidito e frigido di un riformismo che non riforma più un filo. La
la colpa è di un centro-sinistra che invece di parlare delle proprie ambizioni, dei propri programmi, ha continuato a guardare a Monti, il centro-sinistra col torcicollo, e non si accorgeva che nei bar di tutta Italia la gente sentiva le storie degli esodati, sentiva le storie di quella parte d'Italia che nel nome delle ricette di questi accademici, diciamo, ha subito un'espropriazione di vita e di diritti. Però non è andata così la campagna. La campagna di quella ricordo bene come è andata la campagna. Diciamo dell'impegno per perdere, mi pare, l'ho detto, caro Pierluigi, che ci stiamo mettendo dell'impegno per perderla, perché io non posso parlare delle compatibilità dell'Europa mentre l'Europa sta crepando e non ho risposte per le giovani generazioni. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale demenziale, senza dare speranza alla gente, senza dare speranza alla gente, e non potevamo farla, perché il punto di allora fuori
dalla casta della politica, che è piuttosto malconcia, per vedere come si comportano nelle case degli altri, anche nelle case in cui si occupano degli affari ultraterreni. Vedete, da Cipani al Papa Francesco. E certo, a un certo punto in Italia si è discusso su due troni vacanti, il trono dello Stato e il trono della Chiesa. Beh, lo Stato e la Chiesa erano pari nel livello di degrado e nella percezione del fallimento, della sconfitta. Perché la politica non può fare quello che ha fatto la Chiesa? Non può trovarsi una grande nuova narrazione come quella di Papa Francesco, che ha il coraggio di dire... Potete immaginare ieri mattina, quando quelli come me, che rassegnatamente leggono i giornali della propria chiesa, ho aperto l'Osservatore Romano e c'era un editoriale intitolato Teologia della Liberazione. Pensate che liberazione, dentro al cuore mio, di credente deluso. Sono oggi un credente felice dentro la chiesa e voglio capire dov'è nella politica un progetto che abbia questa forza di rimettere in piedi la visione del se non parliamo dal fatto che la nostra è una crisi, ecco, antropologica, culturale, per quello Luigi non si può stare con i propagatori di veleno. Il berlusconismo è stato il più grande processo di corruzione morale della società italiana. Il congresso del PD. Stefano, tu, come grande giornalista, mi fai la domanda, come se io fossi iscritto al PD e se fosse una corrente del Partito Democratico? Io non sono iscritto al Partito Democratico, sogno un giorno in cui ci possa essere in Italia e in Europa un luogo, un soggetto nuovo e grande che tenga insieme le tante cose del cambiamento, della al dibattito congressuale del Partito Democratico, quando leggo le carte di Gianni Cuperlo sono assolutamente conquistato dalla finezza dell'analisi, dal fascino del coraggio intellettuale, e io ho lavorato anche con Cuperlo tanti anni, veniamo dalla Federazione Giovanile Comunista, mi sento in tanti pezzi in totale sintonia con lui. Quando leggo le carte di Goffredo Bettini, sento che alcuni dei suoi richiami, proprio alla necessità di mettere in campo una rivoluzione antropologica, se posso dirla con una frase, noi abbiamo litigato sulle prime due parole della triade della rivoluzione francese, libertà ed uguaglianza. Abbiamo detto che il comunismo aveva messo al centro l'uguaglianza a scapito della libertà e questo aveva prodotto l'incubo dei gulag. Poi abbiamo pensato che invece bisognasse rimettere al centro la libertà, ma nel frattempo la libertà dell'individuo proprietario che ha vinto nel mondo è una libertà anche di stupro, è una libertà di violenza. La verità è la terza parola, ci ricorda Bettini e lo ricordo anch'io, che dobbiamo recuperare per cambiare il mondo, fraternità. Dobbiamo tradurre politicamente il tema della fraternità. E quindi io sono... Poi leggo le carte di Fabrizio Barca, di quello sciagurato governo Monti, sicuramente il miglior ministro che c'era, un ministro che capiva che cos'era il sud, che cos'era l'industria, che cos'è l'Europa. E quindi quelle carte sono una base di ragionamento. E devo dirvi la verità, io ho combattuto in Matteo Renzi soprattutto la propensione ad assumere il liberismo come un'immagine di modernità. Però vedo che Matteo, che è un politico puro ed è una persona intelligente, sta ragionando sul proprio vocabolario e sul proprio programma. Ma io non devo partecipare e votare alle tesi congressuali del Partito Democratico.
se vince Renzi, questa domanda che mi viene fatta, che problema c'è? Io ho fatto le primarie contro Renzi, contro Bersani, contro la Puppato, vuol dire che se avesse vinto Renzi le primarie, io lo avrei sostenuto come candidato premier, perché altrimenti non avrei partecipato alle primarie. Chiaro? Ma per me oggi la sfida è aperta sul programma. Io voglio capire, siamo in grado di ricostruire oggi, vorrei uno slogan nuovo, Europa bene comune, non solo Italia bene comune, siamo in grado di mettere in campo, liberandoci da quella cosa brutta che si chiama alternanza, siamo in grado di rimettere in piedi un'idea di alternativa a questo modello economico, a questo modello di sviluppo, o no? Questo è il punto, finisco, davvero. Siamo interrogati da tutti i lati, in forme radicali. Fukushima continua a essere l'incubo del Giappone, ma l'incubo radioattivo del mondo. E dall'altro lato, nella cronaca quotidiana, il femminicidio. Voglio dire, fatti diversi che ci costringono a confrontarci col senso del vivere associato e su come noi siamo in grado, ancora oggi, non di amministrare ognuno il proprio frammento, ma di essere coloro che programmano, diciamo così, politicamente la trasformazione della rabbia in progetto politico, e ci hanno sempre in testa una cosa antica che si chiama città futura.